Grande partecipazione ieri pomeriggio al convegno di Coldiretti Umbria sulla PAC, la nuova politica agricola comunitaria 2014-2020. Un incontro per definire l'impatto sulle imprese agricole e le scelte per l'Umbria, seguito da centinaia di imprenditori. Attenzione comprensibilmente alta, visto che la riforma comunitaria porterà alla sola Umbria un flusso di denaro da 200 milioni, come ci ha spiegato Angelo Frascarelli, direttore CESAR e Europe Direct Umbria, tra i relatori del convegno. Dottor Frascarelli, in tutto questo quanti soldi arriveranno per la nostra Umbria? Per la nostra agricoltura umbra arriveranno oltre 200 milioni di euro l'anno, precisamente circa 90-100 sul cosiddetto primo pilastro, cioè sugli aiuti che vanno direttamente nel conto corrente degli agricoltori, e poi circa 120 milioni l'anno sul piano di sviluppo rurale. Un'iniziativa, come spiegato dal direttore regionale Coldiretti Alberto Bertinelli, in attesa dell'entrata in vigore completa della riforma che scatterà nel 2015, che offre finalmente un'opportunità straordinaria per premiare chi vive di agricoltura insieme al lavoro, alla qualità, ai giovani e al vero Made in Italy. Insieme con il CESAR organizziamo questo incontro per fare il punto dello stato dell'arte della nuova programmazione, che da una parte va verso i premi diretti e dall'altra parte verso i piani di sviluppo rurale. Momento molto importante perché da questo momento si ha una programmazione effettiva e un riscontro con le nostre imprese. Una delle prossime priorità, secondo Albano Agabiti, presidente Coldiretti Umbria, sarà anche quella di definire al più presto la figura di agricoltore attivo per garantire l'effettiva attenzione della politica agricola a chi lavora e vive di agricoltura. Chiaramente il lavoro che Coldiretti sta facendo è quello di accompagnare le imprese al mercato, perché riteniamo che il reddito debba arrivare dal mercato. È chiaro che lo strumento della politica agricola comunitaria può influire molto su questo, in maniera positiva o meno positiva.